E salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e benvenuti a questo primo video settimanale nel quale, manco stessi prendendovi per i fondelli, gioco a Dead by Daylight. Questo perché, semplice, voglio giocare a Dead by Daylight, però non posso fare le live, gioco a Dead by Daylight senza essere in live, perché non posso streamare. Però, gioco e registro a questo punto, no? Ora, la telecamera, da quello che sto vedendo dal programma di stream, è terribile. Ma proprio si vede da schifo, per dirla proprio gentile. Quindi, oddio. Ok, così è già, sono già più un essere umano, non sono un indiano. Ok, va già meglio. Ok, allora ragazzi, direi che possiamo. No, non possiamo un cazzo di niente. E salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e benvenuti a Dead by Daylight, che non è uno stream. Ho deciso che come primo episodio, per far abituare tutti quelli che di solito mi seguono durante le live, farò un episodio standard di Dead by Daylight. Durerà poco, molto meno di 4-6 ore. Ci sarà farò varie partite, ma appariranno nei prossimi giorni assieme ad altri video, tranquilli. E non credo che lo farò spesso perché normalmente ci gioco in live a Dead by Daylight, quindi se voi non seguite mai le mie live, ma vi piace vedermi giocare a Dead by Daylight in questo video, sappiate che lo faccio anche in live, ragazzi, tutte le sere. No, non più tutte le sere, dal martedì al venerdì. Detto questo, ragazzi, buttiamoci su Dead by Daylight. Ok, eccoci qua, ragazzi. Allora, per chiunque non conosca Dead by Daylight, faccio prima a giocare che a spiegarlo. La sostanza è a chiapperello. C'è un mostro che insegue quattro sopravvissuti. Noi saremo uno dei sopravvissuti. E il suo obiettivo è ucciderci. Il nostro obiettivo è riparare quattro generatori per scappare dal suo playground. Come ci siamo finiti? C'è tutta una trama dietro, ma magari la spiegherò durante le live a quelli nuovi che non lo sanno. Ora, abbiamo qua un bellissimo menu dove possiamo gestire il nostro personaggio. Il nostro personaggio è livello 50, quindi è già un personaggio coi controcazzi. Non è il mio personaggio più forte. Il mio personaggio più forte effettivamente è questa signorina qui. È la più forte. E credo che userò lei per questa partita, giusto per non fare proprio figure gramissime. Direi che possiamo iniziare. Abbiamo varie abilità. Lo sprint, la possibilità di curarci da soli, la possibilità di accoglierci dove è il nostro nemico e la possibilità di recuperare dei punti vita, chiamiamoli così, quando tutti i generatori vengono recuperati, quando tutti i generatori vengono accesi. Detto questo, di solito i tempi d'attesa sono chilometrici, cioè dovremmo aspettare ore, ma voi passerete direttamente alla partita iniziata. Praticamente ora iniziamo con la dissolvenza. Ok, ragazzi. Eccoci qua. Ok. Noi abbiamo la visuale in terza persona, il mostro ha la visuale in prima persona. Il che ci rende teoricamente capaci di sopravvivere e sfuggirgli, ma non più di tanto. Ok, probabilmente abbiamo a che fare con uno spettro. No, non è uno spettro. Ok, si tratta, credo, del Trapper. Ok. Il Trapper è un mostro che piazza delle trappole per orsi e cercherà di mannaiarci e soprattutto tendono a far laggare il gioco perché Lost è il mostro
il che è veramente orribile come cosa, perché quando la loro connessione fa cagare, la loro va bene e a noi va male perché ci teletrasportiamo. E teletrasportarsi... Dicevo, teletrasportarsi in questo modo contro i muri non è esattamente divertentissimo. Ma ok. Questo è un solo survivor. Che stiamo facendo in questo momento? Un altro generatore. Adesso lo andiamo a riparare. La cassetta degli attrezzi dovrebbe permetterci di riparare più in fretta. Ok. Se non facciamo la cazzata che abbiamo appena fatto, naturalmente. Ok, non sta ancora arrivando. Ora, quelle che vedete in basso a destra sono le mie abilità. La seconda, a partire da sinistra, mi permette di vedere quando il killer è a una certa distanza da me nella direzione in cui sto guardando. Ecco. Poi c'è anche questa cosa che mi permette di vedere dove è il killer all'incirca. E funziona, devo dire. Ora, ci sono due posti dove può posare la sua vittima. Sui ganci che ci sono tutto attorno e nel dungeon. A giudicare da quanto tempo ci sta mettendo, il dungeon è sicuramente la scelta per la quale ho optato. Sicuramente. Eccolo lì. E lì è dove il nostro amico morirà, con tutta probabilità. E adesso stiamo andando a fare una cagata assurda. E moriremo tutti. Ok. Ok. Questo è male. Questo è male. È sul serio? Ok. Me ne sto andando. Odio, odio. Ok. Me ne sto andando più lontano possibile. Perché credo che sia abbastanza incazzato quel killer. Ok. E ora ci stiamo curando da soli, ottimo. Sto sanguinando come un maiale sventrato, però va bene. Ok, curato, corriamo. Che sta sicuramente andando alla casa. No? Ok, buon per noi. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Non lo vedo. Ops. Che stronzo. Pensa di me. Ok, ci ha fregati. Io sto cercando di capire per quale motivo c'è una persona che continua a non essere toccata dal kill. Continua a chiedermelo. Questo spovr mi puzza. Potrebbe essere in combutta col killer. Potrebbe. O lo è. Chi lo sa. Forza.
c'è niente qua. Ok. Ah, l'ha preso alla fine. Wow. Sono saltato su un sassolone. Ok, un antigeneratore fatto. Noi proviamo ad andare a salvare sto disgraziato, ma a occhio lo starà camperando come se non ci fosse un domani. Serio? Ammettiamolo, voleva farsi ammazzare. Ci vediamo. Ok. Quando siamo in questa situazione, l'unica cosa che si può fare è trovare questa, che è la botola, la quale permette di salvarsi il culetto quando tutti quanti vengono uccisi e non sono stati fatti tutti i generatori. È esattamente così. Noi ora illuderemo il mostro. Ah! Porca miseria, ok. E l'ho pure salvata. Non mi viene a rendersi conto. No, prima lei si deve curare perché... No? Accidenti. Sono appena accorto che stava andando sotto la musichetta del telefono. Quanto ti odio. Ma vaffanculo, vaffanculo. Ok, abbiamo perso. E siamo morti, ragazzi. E alla fine abbiamo finito di vivere. Purtroppo per noi. Accidenti. Vedete? Questo vi insegni, non salvate gli altri. Si muore a salvare gli altri. Si muore brutalmente. Già. In compenso abbiamo fatto abbastanza exp da salire di un livello. O almeno, è un quarto di livello. Ma va bene lo stesso. Ok. Siamo a casa di Michael Myers.
Allora, ho deciso di fare un'altra partita giusto per vedere se riesco a fare un po' meglio. La cosa bella della casa di Michael Myers è che il dungeon è in un luogo fisso. Ok. Oddio, quanti ne ha? Ok. Ho commesso un grossissimo errore. La strega dorata no. La strega può teletrasportarsi attraverso i muri. E destino che questa live, questo video, mostrerà quanto faccio schifo a questo gioco. C'è niente da fare. Accidenti. È terribile, mai così. Oddio. O magari taglierò completamente questa puntata. Ok, qualcuno sta venendo a salvarmi. O almeno ci sta provando. Perché ha appena buttato giù qualcuno. Allora ce ne andiamo prontamente. Brutalmente proprio, non solo prontamente. Ok. Siamo salvi? Ora, quella strega così dorata è un mostro vero. Nel senso, ragazzi, il giocatore che pilota quella strega ha avuto abbastanza esperienza da prendere quei vestiti. Quei vestiti si prendono ogni volta che tu arrivi al livello 50 e poi scendi. Tiri a zero tutto quanto per almeno 3 volte. Il che non è facile, ve l'assicuro. Quindi siamo fottuti. La sostanza è semplicemente quella. Siamo fottuti. Ma può darsi che Twitch Geek è probabile che sia un pro anche lui, visto che chi ha quella maglietta è uno streamer di Twitch, quindi potrebbe avere molta esperienza ed essere in grado di tenerla a bada fin quando noi non riusciremo a fare tutti i generatori. Ora sì, sto tornando nel dungeon. Da genio quale sono? E sto tornando a fare quel generatore. Giustamente. Forza e coraggio. Oh, mamma mia. Se mi becca di nuovo qui, non sopravvivo. Diciamolo subito, ragazzi. Quindi qua dobbiamo fare molta attenzione a non far scoppiare i generatori. Come avrete già capito tutti quanti come funziona ormai. Anche se non siete esperti del gioco la prima volta che lo vedete. Ok. Ok. Ok, appena atterrato qualcun altro. Ah, sempre lo stesso laggiù si è atterrato. Ok. Ottimo. Ciò che facciamo noi ora è correre il più possibile. Questo generatore è stato fatto. Questa volta
credo che stia facendo una cosa che si chiama camperare, la sorella. Che non è assolutamente una cosa gentile da fare. Non fa maccia. Ah, ok, ce l'hanno fatta gli altri, bravi. Però vedete, avere 44 salti aiuta. In teoria dovrebbe averne solo uno di salto, sta schifosa. Cioè, solo due ne dovrebbe avere. Questa qua ne ha 4. Vigliacchissima. Accidenti. Forza. Probabilità nessuno di noi si salverà, o almeno non io. Ok, ha finito proprio un altro. Ok, ti curo, stai tranquilla. Ok, oh, è la tweet, la streamer, è la streamer lei. Sai che streamo anch'io, non oggi però. Oggi non sto streamando, oggi sto cercando di sopravvivere. E non è che mi riesca tanto bene. Ok. Con calma. Tranquillità. Che questo non va bene. Discolo. Ok. Oddio. Alla fine. Ok, no, non è la fine. Ok. Ma io me ne sto andando decisamente lontano per potermi curare, anche se non è la fine. Oddio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Bambini, non provateci. Oh, cazzo. Mio Dio. Ok. Ok, qui è l'unico posto dove posso sperare di farcela.
Cioè, l'altro è morto. Lo hanno lasciato morire così. Mentre la strega inseguiva me. Non è andata a prenderlo. Moriremo tutti. Sì, siamo fottuti. È la fine. Questa è la fine. Completamente, totalmente la fine questa. Già. Ora io sto cercando la botola, quella che avete visto nella partita precedente. Ma è veramente difficile che io riesca a trovarla. Wow. Culo. Ok. Sappiamo tutti che nel momento in cui lo andrò a salvare morirò. Ma ci proviamo lo stesso. Forza. Forza. Piano. Ok, lo ha sentito. Lo ha sentito, il che può essere positivo per me. Sto laggando. Il che non è positivo per me. Perché sto laggando così? Ok, ha smesso. Ok, me ne vado. Due generatori rimasti. Dobbiamo trovare la botola. Che cosa da fare? Con solo due generatori rimasti non abbiamo scelta. Ok. Ouch. Ok. Ok, abbiamo definitivamente finito. Ah, accidenti. Ok, abbiamo un imbecille in un armadietto. Cose che fanno abbastanza piacere. E abbiamo finito. Non verrà mai a salvarci. Già. E in generale è la nostra fine. Siamo morti, ragazzi.
Ah, ci sta dicendo che ha trovato la botola. Già. Ora ragazzi, se permettete, vado a urlare a chiunque mi stia suonando il campanello. Signori, ci vediamo tra un poco per i post video. Ah, tra un attimo. Che sofferenza. Accidenti. Ok, e anche questa è andata come è andata. Ahimè, non si può sempre vincere, anzi di solito si perde a questo gioco, spesso ai livelli alti, purtroppo. Semplicemente perché sono troppo buono e cerco di salvare le persone. Ciao. Ok ragazzi, questa era Dead by Daylight, spero veramente che vi sia piaciuto. Nel caso vi interessaste vedere altre puntate, sappiate che faccio gli stream su questo gioco dal martedì al venerdì, non tutte le sere perché tendo ad alternare, cerco di alternare i giochi in modo da rendere più varia l'esperienza. Comunque ragazzi, questo è quanto. Nel caso in cui questo video vi fosse piaciuto, mi raccomando, cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale per altri video e ricordate che mi trovate anche su Twitter e Facebook e Telegram, del quale troverete il link al canale giù in descrizione. Ora, chiedo scusa per la bassa qualità del video e dell'editing, non ci sarà quasi editing, ma devo riprenderci la mano, è da tanto che non faccio video e sto ricominciando adesso. Quindi, non ho nient'altro da dire. Ragazzi, finiamo qua per oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Mamma mia. Troppo buono, è una strega che sa giocare. È un'infermiera assassina. Cioè proprio... Ah, che sfiga. Mamma mia. Vabbè. Andiamo a mangiare? Tu? Ah, ciao!